le mamme a Natale. Fra 7 settimane è Natale, cioè io ho solo 7 settimane per comprare i regali. Bene, perfetto, vacanze di Natale, scuole chiuse di 2 settimane. No, no e ancora no, l'albero si fa l'8 di dicembre, non un giorno più, non un giorno meno. Un click con un click, perfetto, tutti i regali ordinati. Il Natale, quest'aria d'amore. Io comunque resto dell'idea che il Natale sia una festa sopravvalutata. Bimbi, mi raccomando, il nome su ogni letterina, perché siete tanti, poi Babbo Natale si confonde. 24 dicembre, forza, ci abbiamo tutto il pomeriggio e riusciamo a comprarli tutti oggi i regali. Se ci sbrighiamo... Bimbi, avete scritto la letterina? Mancano solo 7 settimane a Natale! La scuola è chiusa e io cosa faccio? Chiamo la babysitter. No, i regali non si toccano, eh! E ho anche il diritto di recesso. Anche a te, famiglia! E tutti questi regali, sono consumismo! Consumismo! I suoi elfi hanno tanto da lavorare adesso che è Natale, vero piccolo elfo? Bimbi, volevo dirvi che fosse Babbo Natale ha avuto troppe consegne da fare, potrebbe essere in ritardo, i regali potrebbero arrivare il 26, 27. Eppure hanno tutte una cosa in comune. Io lo dico a Babbo Natale. Bimbi, io lo dico a Babbo Natale. A Babbo Natale. Così non viene nella babysitter né Babbo Natale. No, la babysitter. Io lo dico a Babbo Natale. Oh, ma lo devo dire a Babbo Natale? Bimbi, venite qua, altrimenti io lo dico a Babbo Natale. Bimbi, se non la piantate, io lo dico a Babbo Natale. E non vi porto i regali. Anticonsumismo. Se continuate a litigare, lo dico a Babbo Natale. Ho un filo diretto, lo chiamo. Vero elfo? Comunque se non la smettete io lo dico a Babbo Natale. È Natale? Ma che giorno è? È Natale? Io ho sonno!